C'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Risolto giallo da stasera espatria. E non sarà più soltanto giallo, e non sarà più soltanto risolto, ma Non andremo più in onda sostanzialmente, acquisirà quindi una ottimo così. dimensione molto più ampia, perché oggi abbiamo un ospite, a parte bravissimo scrittore, simpaticissimo uomo, ma che ci arriva da lontano. Intanto buonasera a tutti dalla vostra Alessia Sorgato. Buonasera a tutti da Niccolò Mazzavillani. Adesso lasciamo la parola al nostro ospite di questa sera. Buonasera a tutti e a tutti i telespettatori. Presentati, autopresentati, signore. Allora, io mi chiamo Diego Pitea, come diceva Alessia, vengo dal profondo sud della Reggio Calabria. Neanche la Calabria la spuntiamo No, è un per. corteggiamento che deriva da tanti, tanti anni. Io sto quasi rabbrividendo, infatti mi dispiace non avere sul golf di lana oggi, perché immaginare di avere qui a Milano, nei nostri studi di Milano All News, un autore che ha preso l'aereo per venire a trovarci e l'ha fatto apposta, non ha neanche detto, ero lì, Salone del Mobile. Siamo capaci di disturbare veramente tutti, Tra l'altro cioè. con estremo piacere l'ho fatto. Però così non mi dà una mano, cioè, deve essere un peso Ma per lei essere qua. davanti Cioè. ad Alessia non posso Ah, dire bugie. cosa le ha promesso? Cosa le ha No, promesso? assolutamente nulla. La sua No. presenza. Allora, intanto vi facciamo vedere questi due volumoni, Sì. volumoni perché sono abbastanza ponderalmente interessanti, che sono alcuni dei volumi scritti da Diego. Gli ultimi due, direi, Sì. quantomeno a livello di pubblicazione. Ma la storia di Diego, come sicuramente Nicola vorrà sapere, perché lui sta sempre a zigare da questo punto di vista, comincia molto prima, e quindi qui parte la solita domanda tua, quella Come proprio nasce col il copyright. tuo rapporto, Diego, con la scrittura? È una storia un po' particolare, perché io sono un lettore di libri gialli da epoca antichissima. Ricordo che il primo me lo lesse mio padre. A 8 anni ero a letto con la febbre, invece di leggermi il classico Tex Willer o Topolino, ricordo che mi lesse L'enigma dello spillo di Edgar Wallace. E quindi da lì è partito un amore incondizionato verso il giallo classico, più che altro. Poi a un certo punto avvenne un episodio un pochino spiacevole, la malattia di mia madre. E io feci, lo sai, quei classici giuramenti che si fanno in quei momenti e praticamente non potei più leggere libri gialli da lì in poi. Privato Cioè, ti sei privato di un della piacere? mia più grande passione, però ne è valsa la pena. Perché in quel momento, orfano dei gialli, decisi di scriverne uno a mio uso e consumo, ma quasi per gioco. Vi rendete conto l'italiano? Com'è fatto? Come funziona un italiano? Ha fatto finta di fare un fioretto e nel frattempo lo ha anche fatto, ma se l'è costruito lui. Vabbè. Quindi quanti anni avevi quando hai scritto il primo? No, ero già grande, avevo una trentina d'anni. Ma proprio, ti ripeto, è stata una cosa più per gioco che per una reale intenzione di voler scrivere. Poi è accaduto, sempre quasi per gioco, di averlo mandato al premio Tedeschi della Mondadori. Nulla, proprio. Proprio il premio delle giovani marmotte. E quindi sono arrivato in finale. 2 anni dopo, con il secondo libro, sono di nuovo arrivato in finale. Da lì ho capito che avrei potuto continuare a scrivere. Poi è arrivata la prima agenzia letteraria, la prima casa editrice, e quindi ora Ma siamo qui. Da lì poi. c'era già il tuo criminologo nei Sì, primi lavori? certo. Lui c'è sempre stato e ci sarà sempre. Perché Ok. il quasi il mio alter ego, quindi. Quasi no, ma Ah, va là, ma no. questo è A tutti i interessante. risultisti, se per caso doveste conoscere Diego di persona, non c'è problema se non riuscite. Leggete i suoi libri e lo conoscerete attraverso questo. Ma prima di passare ai libri, Esattamente. io devo chiedere una cosa a Mazzavillani. Tu hai mai fatto un fioretto? Dipende.
Da cosa? No, il fioretto, quello della spada, il fioretto, no. Pitea, gli rispieghi che no. Cos'è? È una cosa un po' diversa. Ah, favore. Ok, no. Diego, cioè, nel senso che non ho mai rischiato la vita, cioè o vita o morte per un... Per un chiedo pugno. L'aiuto della regia. Sono, Diego, gli rispieghi? Sì, sono bene. Cose che si fanno una sola volta nella vita, non te lo consiglio di fare perché... Perché poi ci rimani. Sì, 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 assolutamente. Ecco, ecco perfino... Vedi... Oggi abbiamo gli effetti luminosi. Effetti allora, Mazzavillani, un fioretto, ma forse sei musulmano tu? No. Che non sai cosa sono i fioretti? No. Sei andato a catechismo? Sì, una volta... Forse sei nato in francese, quindi lo sai dire, perché lui vive no, in Parigi quando era giovane. Ascolta, cos'è? Cos'è sto fioretto? È in pratica un giuramento fatto per ottenere qualcosa. Ecco. Una privazione. Una privazione. Tu praticamente ti metti lì nelle segrete stanze dei tuoi pensieri, o meglio ancora, vai in un luogo acconcio, tipo una chiesa, e dici, Lucia Mondella, se io avrò salva la vita, rinuncio per sempre a Renzo. Ah, e ci voleva Diego tanto. Per avere una cosa grossa, salvataggio della sua mamma ha rinunciato ai gialli. Tu hai mai rinunciato a qualche cosa così con o senza contropartita? No, io anzi magari ci ho provato ma poi sono ritornato sui miei passi, quindi è un fioretto mancato. Hai fatto benissimo perché non serve a niente. Tentativo. Ah sì? No, perché io ne ho appena a giugno ne ho fatto uno. Ovvero? Io però ho fatto un fiortetto. Nel senso che ti è cascato un'altra volta? No, nel senso che siccome mi piova dentro e qui sai che a giugno c'è stato il Niño praticamente, l'orage, allora io per avere in fretta il rifacimento del tetto, cosa che non ho ancora ottenuto, ho fatto un fiortetto e quindi a casa non bevo più vino. E qual è il nesso, scusami? Cioè, con cosa? Cioè, perché mi sono privata di una cosa che mi piace. Vino. Ma perché? Cioè, se proprio per del vino, tra l'altro, cioè privati di qualcos'altro. E io mi sono privata. Una cosa che piace. Deve essere una cosa che piace. A lui piacevano già. Vabbè, adesso quando fai un fiortetto o un fioretto, ce lo dici? Sì. Non gli è piaciuto il mio fiortetto. Vabbè, torniamo a noi. Allora, perché dovrei rinunciare al vino per il tetto? Cioè, piuttosto rinuncio a stare in quella casa finché il tetto non è finito. E dove vado? A casa di Pitea, lontanino. Ma l'avventura, dai, sei mai stato in campeggio, no? Ho capito, ma fa freddo adesso andare in campeggio. Sì, ma in campeggio anche no, in inverno. No, non ce la vedo, adesso in campeggio non ce la vedo. Te la vedo. Ma in realtà da giovane ci andavo. Mi ricordo una notte a Antibes, Arles, un posto così in Francia, che avevamo montato la tenda, che era già buio, e io dicevo, Madonna, che sasso! Sì, ci torniamo, ci torniamo! Comunque volevo dire che pensavo di avere un sasso sotto l'orecchio e la mattina dopo, tirando sulla tenda, avevo un rospo. Tornando a noi, e non l'ho neanche baciato, tornando a noi, il criminologo di Diego Pitea, due punti. Come si chiama? Chi è? Che strano personaggio altro tipo particolarissimo, perché si chiama Richard Dale ed è un criminologo con la sindrome di Asperger, quindi sono andato a beccare un tipo particolare. Se volete sapere da dove mi sono ispirato, da me stesso, perché anche io ho la sindrome di Asperger. Non sembra, ma è così. Sì, perché molti pensano che la sindrome di Asperger sia il classico autismo alla Rain Man. In realtà io ho voluto inserire questo personaggio proprio per aprire, diciamo, i libri a questa sindrome che è un poco conosciuta, diciamo. Soprattutto quando ho iniziato a scrivere era poco conosciuta e che magari non tutti conoscono nelle varie sfaccettature perché come ripeto la sindrome di Asperger non è il classico autismo che conosciamo tutti. Posso? Anche se le persone affette dalla sindrome di Asperger hanno difficoltà di interazione con le altre persone però, perdonatemi, ma adesso ho capito una cosa, l'ho capita soltanto adesso. Riuscite a vedere qua? Ve lo avvicino. Un'altra delle mie passioni. Eccolo qua, ma questo è proprio da Asperger. Sì, in Come Agnelli in Mezzo ai Lupi, che è uno dei due grandi protagonisti della nostra puntata, ogni capitolo inizia con una formula. Matematica, fisica, io che ho fatto casco non ho capito niente, ma neanche quando lui la spiega. Ma
Io ho fatto pure lo proprio, scientifico, penso a te. È proprio una delle grandi passioni dell'Asperger, sì, no? I numeri, i calcoli. Io mi guardo, per divertimento, guardo lezioni universitarie di matematica, per farti capire come funziona la mia mente. E hanno un nesso perché a mio avviso la matematica è la materia che più ricorda da vicino un giallo. Perché alla fine, se noi prendiamo un problema, c'è appunto un mistero da risolvere, il problema, e ci sono i vari indizi che sarebbero i dati del problema e poi la risoluzione. Quindi, secondo me, la matematica, nella sua astrazione, diciamo, è la materia che più ricorda da vicino un giallo. Forse per questo motivo che mi piace così tanto. Sì, effettivamente, a livello anche di nessi, logica, logica magari sì, c'è fino, logica fino, matematica, sì. Sì. Però è vero, cioè, assolutamente. Ma non c'erano delle formule che erano praticamente dei dogmi, che te li dovevi prendere così come erano? Sì. E quelli però... Lo so, ma quelli praticamente non hanno... mentre per molte formule matematiche c'è la cosiddetta dimostrazione. C'è un ragionamento che ti porta a capire perché è vera quella. Invece ci sono altre formule che non è possibile avere dimostrazioni, quindi le devi accettare per come sono, come se fosse una fede, diciamo. Ok, esatto. Una fede religiosa. Dei dogmi, che però nei gialli, sì, ogni tanto magari ci sta anche bene. Quindi il criminologo lo abbiamo affrontato, non vorrei dire altro, anche perché è veramente un personaggio. Ma anche tu snoccioli i mattoncini Lego rosa dentro la tasca? Sì, oggi non li ho potuti portare perché siamo in televisione, ma quando faccio le interviste o alla radio oppure magari a casa collegato, io ho sempre i mattoncini Lego da staccare e attaccare, perché è un modo... Dentro la tasca, con una mano sola. Sì, 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 sì. Ed è un modo per... Ci sono anche le liquirizie, sì. Se vuoi sapere. Già che ci siamo. Sì, sì. Ma è un modo per la gestione dello stress? Sì. Appunto, proprio per la gestione dello stress, per calmarsi. Uh-huh. E quindi anche il criminologo, diciamo, Richard Dale, attacca e stacca questi mattoncini quando è sotto pressione, diciamo, quando non magari... c'è qualche mistero che non riesce a risolvere e quindi è sotto stress e quello lo aiuta a calmarsi. Ci sarebbe una terza cosa, però direi che do per scontato che anche il chinotto fa parte delle tue monomanie. Essendo il mio quasi alter ego, tutte queste cose appartengono anche alla mia persona. Quindi sono molto autobiografici questi libri, perché tu stesso hai dichiarato che la Monica... protagonista, coprotagonista soprattutto della stanza delle illusioni è proprio la tua Monica, la tua compagna, diciamo alla lontana, il nome sicuramente come personaggio l'ho creato un pochino, lei l'ho romanzato, lei diciamo. È contenta resa? Sì, insomma, nella stanza delle illusioni non tanto, forse negli altri libri sì. Eh beh, poveretta, era la ritenuta la colpevole, ci credo che a un certo punto gli ha detto, ascolta Diego, modifichiamo. Invece come Agnelli in mezzo ai lupi, che tipo di romanzo è? Allora, io scrivo due generi di libri, la stanza di illusione, il classico giallo all'Agatha Christie, con il numero ristretto di indiziati, tra l'altro questo qui ha l'omicidio nella camera chiusa, che è uno dei topoi del giallo classico, mentre Come Agnelli in mezzo ai lupi è un thriller psicologico, è il classico thriller, quello là che devi girare pagina, se no non riesci a smettere. E praticamente questo parte in media res con un omicidio che avviene a Villa Borghese, un uomo viene ritrovato all'interno di un'anfora, incastrato in un'anfora con delle lettere incise sulla fronte. E contemporaneamente alla sede dell'unità anticrimini violenti della polizia arriva una lettera dove quello che dovrebbe essere un serial killer, però poi andando avanti nel libro non rivelo nulla, si scoprirà altro, preannuncia altri omicidi. E come li preannuncia? Invia una foto di un particolare dove intende colpire. E quindi da quel momento in poi si instaura questa, diciamo, sfida fra il criminologo, che è l'unico che riesce a penetrare queste menti di questi serial killer, e appunto lo stesso serial killer. Poi naturalmente il libro va letto, perché poi succederanno altre cose
che non hanno nulla a che fare con il serial killer. Ecco, vedi, questi sono l'altra tipologia di gialli che mi piacciono, nel senso, noi di solito abbiamo avuto a che fare con storie che sono ambientate in una realtà chiusa, sì, oltre al quale non puoi uscire. L'assassino, l'omicidio è stato commesso lì, l'assassino è per forza lì, è lì. Questo qua invece è un altro che apprezzo, perché aumenta la suspense, sì, il fatto di dare vita a questa caccia all'uomo prima che uccida qualcun altro. Hai un timer che se sgarri, se non riesci a prenderlo prima, hai un'altra vittima da... Tra l'altro qui dei protagonisti è anche a Roma, perché gli omicidi avvengono nei luoghi più caratteristici di Roma. Tra l'altro l'ultimo è veramente un luogo da incubo. Non dico qual è, o se volete lo dico. Diciamo solo il luogo, dai. Le catacombe di San Callisto. Quindi un luogo abbastanza particolare. Quindi io adoro Roma come adoro Milano. Tra l'altro vi preannuncio, come dicevamo prima, che il prossimo libro sarà ambientato a Milano. Tra l'altro negli anni 90, quindi devi coltivare l'abbigliamento dei paninari, sì, se vuoi, sì, ho ancora un po' di cose poi, quando... che mi mettevo all'epoca e ride. Non era se neanche ho bisogno di qualche informazione ti contatto sicuramente. Beh sì, anche perché gli anni 80-90 sono la mia gioventù, la nostra gli anni ruggenti, erano proprio belli. Insieme al tuo personaggio principale, il tuo alter ego criminologo, ce ne sono altri che a me piacciono molto e che mi piacerebbe ricordare. Uno è l'ispettore Marani, sì, di Monica abbiamo un pochino parlato, e poi vorrei dare un piccolo tributo a quel personaggio che a mio modestissimo parere, dimmi se ti è stato già detto in altre presentazioni, risulta un po' antipatica, perché sembra un po' la gatta morta. Non solo la gatta morta, ma se mi passate un termine e un paragone ancora anni 90, sembra la protagonista di Attrazione Fatale, sì, cioè sì, la come si chiamava? Glenn Close, la Glenn Close di Attrazione Fatale, manca soltanto il coniglio nella pentola e la stalker è fatta ed è la nostra Doriana. Sì. Due paroline su Marani e due allora, su Doriana. Guarda, Marani è praticamente il contraltare di Richard, perché mentre Richard è più pacato, diciamo, più introverso, magari Marani è il classico commissario fumantino che loro hanno di solito diversi scontri, perché mentre Richard si basa più sulla psicologia per catturare l'assassino, Marani, come tutti i commissari, più sulle prove fisiche, diciamo le impronte, il DNA, tutto questo è questo. Però fra di loro c'è un rapporto particolare. Tra l'altro in questo libro, come Agnelli in mezzo ai lupi, all'interno del quale Marani deve fare una scelta abbastanza forte, diciamo Richard ne soffre tantissimo. Doriana invece è la valvola di sfogo di Richard, perché Richard, avendo questo carattere un pochino particolare, riesce a trovare in Doriana la persona che praticamente lo sopporta qualsiasi cosa. Però non so quanto si possa dire di questo, perché comunque fa parte di quelle trame collaterali, sì, alla trama principale, che comunque è gustoso leggere. Ripeto, guardate che Diego non scrive 30 pagine, cioè ti porta avanti la storia molto a lungo. E la povera Doriana, a un certo punto ti verrebbe voglia anche di dire: ma com'è che muore questa? Quando è che si leva da... Cioè nasce proprio un odio verso questo personaggio. Se ami Richard, sì. Se Richard, sì, invece ti sta antipatico o ti fa paura, perché lui è un po' mentalista, hai presente? Mentalista. Sì, sì, sì. Quindi in certi momenti ti può fare anche paura, perché insomma, ha tutti questi atteggiamenti strani. E poi quando... Capisce sempre quello che stai pensando. Non te lo nasconde, quando te lo nasconde lo fa malissimo, quindi ti incute un certo timore. La Doriana, che dovrebbe essere quella che, come dici tu, lo riporta un po' a dimensioni più terrene, lo ama. Mm-hmm. E tu se ami Richard, ami Monica, ami Samuele, che è la sua famiglia.
proposito di Samuel, chiedigli quello che vuoi, che io gli faccio una domanda. Volevo chiedere le ambientazioni di questi due romanzi. Qui hai detto che è Roma, giusto? È Roma, tutto ambientato a Roma. Sì, sì. L'altro invece? Quello è ambientato sulle Dolomiti. Ok. È una villa isolata sulle Dolomiti, perché mi serviva l'ambiente chiuso. Quindi tu non... quando scrivi non pensi mai solo a un preciso luogo, cioè ti piace esplorare, andare a... Dipende dal tipo di libro che devo scrivere. Okay. Nel caso del thriller mi serve più la grande città, anche perché io amo inserire questi luoghi particolari, carichi di storia. Come Agnelli in Mezzo ai Lupi ci sono un sacco di riferimenti alla storia. Mm-hmm. E quindi mi servono questo tipo di ambientazione, mentre nel caso dei gialli classici è più funzionale l'ambiente chiuso, mm-hmm, dove sono tutti appunto rinchiusi in una grande casa magari, e quindi tutti con un movente per uccidere qualcuno, e quindi lì è più funzionale l'ambiente chiuso. Anche quindi perché è una grande città, quindi crea anche un po' quella situazione, quella sensazione un po' di labirinto, sì, cioè sì, hai una grande area in cui cercare. Bravissimo. E quindi diventa molto più difficile. Posso dire che non ho mai visto tanta empatia tra Mazzavillani e un autore? Benissimo, sono siamo molto alla puntata contento. Numero credo 50. No, ma non è vero. Niccolò, con lui stai interloquendo come se lo conoscessi da sempre. Sono molto contento. Complimenti, veramente. Tornando invece a dimensioni invece più terrene e più cartacee, a pagina 95 di Come Agnelli in Mezzo ai del Lupi, nostro libro di... Prendete, bambini, prendete a pagina 95 e io qui leggo di una capacità, di una qualità che ha il figlio di Richard, che è la vista eidetica, giusto? Sì. Cos'è? Cioè, fotografica. Allora, che io sappia, esiste una sola persona al mondo che ha questa particolarità, ed è un ragazzo americano, sempre autistico, che praticamente lui riesce, sorvolando per esempio la città di New York, solo per un minuto per esempio, riesce a riprodurla su carta disegnandola senza commettere neanche il minimo errore. Oh. Quindi è quella capacità delle persone di vedere una cosa e imprimersela nella mente e non dimenticarla. Non è da confondere con la memoria fotografica? No, quella è una cosa più leggera, diciamo. Okay. Potrebbe sembrare la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Okay. Okay. Perché loro riescono a cogliere ogni minimo dettaglio, particolare, ogni dettaglio. E quindi, siccome mi serviva nel caso del primo omicidio una caratteristica del genere, l'ho voluta inserire nel figlio di Richard. Tu non ce l'hai? No, questa no. Purtroppo no. Purtroppo no. Può svilupparsi nel tempo? Ma non o penso. Ci nasci? Non penso proprio. Vabbè. Ma come fai a scrivere che c'hai tre ragazzini tu? Dimmi quando trovi il tempo. È una bella domanda. Dovrei farmi licenziare perché dovrei dirti che scrivo durante l'orario di lavoro. Non lo posso fare. Non lo posso, no. Quando ho un attimo libero la sera, invece di leggere, scrivo. Perché ormai veramente faccio difficoltà a leggere. No? Ormai non è molto tempo che... Se leggo 10 pagine a sera è assai, quindi preferisco magari impiegare quell'oretta di tempo che ho prima di addormentarmi per scrivere. Facciamo una domanda cattiva? Dai, chiediglielo, no. Perché non legga più? Lei le legge, non lo fa neanche durare questo, no, un ma paio d'ore finisce. Ma chiedigli perché non legga più. Come mai non legge più? Ho altro da fare. Che diplomatico! Sto alterando momenti in cui gli do del lei, momenti che do del tu, cioè sono pazzesco. No, mi puoi dare del tu. No, allora io, perché cattiveria per 3,14 ed è un'altra formula matematica anche questa, verrebbe da dire, perché quello che si pubblica mi fa tutto schifo. No, non lo direi mai, anche se... anche se lo penso. Onestamente ci sono dei libri che non andrebbero pubblicati, diciamo. Ah. Sì, però non posso dirlo. Questa è una cosa da questa parte della barricata non posso dirlo. Questa è una cosa interessante. Sì, allora, giorni fa leggevo che praticamente in Italia ogni anno vengono pubblicati 80.000 libri.
Ora, su 80.000 libri, onestamente faccio fatica a pensare che tutti siano dei bei libri. Stiamo parlando di 80.000 titoli o 80.000 copie? No, 80.000 titoli. Mamma mia. Ogni anno in Italia vengono pubblicati 80.000 titoli di nuovi. È un po' come nel cinema, cioè qualcosa devi buttare fuori, che sia una ciofecata o che sia un bel film, ma qualcosa devi buttare fuori, perché sennò... Purtroppo sì, perché la tiratura delle copie si è abbassata notevolmente e quindi le case editrici preferiscono far uscire molte più copie per raggiungere lo stesso quantitativo di libri che vendevano prima del... Che comunque l'editoria, non mi ricordo chi è che ce lo aveva detto, ci aveva detto un autore, che l'editoria è un mercato comunque in Italia a dir poco fondamentale, vengono stampati tantissimi libri, però... Anche rottamati, come però andati a macerare. Anche però la volontà da parte delle persone nel leggere... Sì. Siamo l'ultimo paese in Europa come... numero di lettori. Ecco, noi abbiamo, non riuscivo a dirlo così bene. Noi abbiamo la particolarità di avere uno zoccolo duro di persone che leggono moltissimi libri l'anno. Sì, io alzo la mia. Lei non, con lei non durano neanche. Sì, però il numero totale di persone che legge è bassissimo. Tra l'altro in Calabria, dove abito io, è l'ultima regione d'Italia per numero di lettori. Ah, sono riusciti a fare anche queste classifiche? Sì. Sulla base delle librerie? Penso. E la prima, te la ricordi? Ma prima sarà l'Inghilterra. Sarà il Trentino Alto Adige. No, come in Italia la Lombardia, penso. La Lombardia? Sì. E infatti dov'è Risolto Giallo? Se non a Milano All News, esatto, la prima trasmissione che abbia creato un palinsesto tutto dedicato, non solo all'editoria, ma all'editoria gialla. Ce ne fosse. Thriller e noir. Io ho come la sensazione che te parta l'aereo, Diego. Sì. Sì. Infatti però, ci saluto. Non abito dietro l'angolo. Visto che il prossimo è ambientato a Milano, qui adesso tu metti la manina come sul Vangelo, la Bibbia, e giuri davanti a vostro onore Mazzavillani che torni con il nuovo. Giuro sulla mia testa. E che se hai bisogno, drittine... chiamino, citofonare Milano All News. Assolutamente. Qui c'è la memoria storica di questa città. Assolutamente. È vero. Il nostro regista sa tutto di questa città. Tant'è cosa vero. C'era prima e cosa c'è adesso. Prima di andare via mi prendo il numero di telefono. Okay. Perfetto. Salutiamo Diego Pitea e salutiamo voi, cari risoltisti. Arrivederci. Buona serata a tutti. Arrivederci. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi a Risolto Giallo!